Sono tante le iniziative di solidarietà che sono nate in questi giorni. Con le nostre telecamere del TGT abbiamo voluto documentare quella promossa per il quartiere di Rifredi. Ci troviamo a Firenze naturalmente, dagli Ultras Rude Boys che sostengono la squadra rappresentante l'omonimo quartiere. Portare la spesa, i farmaci, le necessità agli anziani di quartiere e nulla, abbiamo sentito i ragazzi del campino della Casa del Popolo di cui facciamo anche noi parte. Il nostro obiettivo è quello di far rimanere i soggetti che sono un pochino più a rischio, quindi over 65, immunodepressi, il più possibile a casa. Coinvolgere sempre di più il quartiere, le persone, per non perdere il tessuto di questo quartiere che è storico. E dunque spesa e consegna gratuita a domicilio a tutte le persone del quartiere che si trovano in difficoltà, anche persone affette da malattie, un'idea, un'iniziativa totalmente apolitica. A noi della politica non ci interessa, non l'abbiamo mai messa in primo piano e mai la metteremo, perché per noi il calcio e la politica devono rimanere due ambiti separati, anche se molte volte così non è. E una passione per uno sport, per il calcio in questo caso, poi unisce nella solidarietà. Esatto. Il calcio secondo me è fondamentale per, sì, anche per divertirsi, perché noi si va in curva certo per divertirsi, per sostenere i nostri amici, però anche e soprattutto per cercare di trasmettere al quartiere che esistono ancora ragazzi che hanno voglia di aiutare e che hanno voglia di fare iniziative di solidarietà, appunto. E aspettiamo le vostre chiamate super contenti, non vediamo l'ora di potervi consegnare la spesa a casa. Buon proseguimento a tutti e buona quarantena. Noi ci siamo sempre stati, ci saremo sempre per il nostro quartiere, per la nostra squadra e quindi un invito a venire alle nostre partite e forza Rifredi ragazzi, sempre e comunque.